quasi 4 settimane di permanenza, questo è come si presenta il nostro appartamento. E nemmeno l'ultimo giorno che sono qui San Francisco riesce, non si vede, però a sorprendermi con un tempo bello, perché oggi è nuvoloso. E niente, adesso abbiamo appena dato l'esame, il microonde non funziona. Ieri abbiamo chiamato quello che ci sturasse il lavandino, perché era completamente, cioè arrivava l'acqua rasa sempre qua perché non andava proprio giù. E niente, adesso io ho appena finito l'esame, ho finito un'oretta prima per fortuna, così adesso quest'ultima giornata qua me la vorrei un pochino godere, cercare di vedere le cose che non ho visto, che sono tantissime e non ce la farò mai a vederle tutte, però vabbè, ormai mi sono un po' rassegnata, ci dovrò tornare a San Francisco. E quindi adesso sto correndo, velocemente vado a vedermi il MoMA, San Francisco MoMA, che è tipo quello di New York, arte moderna, che a me di solito non piace, però quello di New York mi ricordo che mi era piaciuto tanto, quindi vediamo. E poi anche perché è un museo da vedere, almeno un museo a San Francisco lo vorrei vedere. E quindi vado, sono un'ora in anticipo rispetto alla tabella di marcia, quindi ad oggi. Sono arrivata al MoMA e la sfiga mi perseguita. Vabbè, era l'ultima possibilità per vederlo. Consoliamoci facendo un giro agli Yerba Buena Gardens. Eccoli qua. Tra l'altro non ho neanche portato con me la mappa, che sono uscita di fretta e quindi non so proprio dove andare né cosa vedere, perché non ho neanche avuto tempo in questi giorni di sfogliare la mappa o di studiarmi i posti dove andare. Di nuovo, proprio nell'ultimo giorno in cui avrei più da fare, avevo deciso di andare al Golden Gate Park perché mi trovo lì con delle mie amiche, e solo che ero dall'altra parte della città, ero finita a Chinatown, e allora ho preso un bus che mi ha portato in questa area molto carina della città, però più che altro residenziale, e adesso dovrei camminare per arrivare dove devo arrivare, che è il Japanese Tiergarten. Che è il Japanese Tea Garden, ovvero il giardino giapponese, e poi dopo quello vediamo cosa fare, però dovrei prendere un taxi per tornare a casa perché è lunghissima, sono appena stata tipo un'ora sul bus che si è fatto tutta la città, carino per carità, vediamo se trovo. Non c'è nessuno in giro, non si vedono neanche taxi o ristoranti, sta venendo una fame, però là in fondo mi sembra di intravedere un po' di alberi, qualcosa che potrebbe somigliare a un parco, quindi magari sono vicina. Ecco qua, questo mi sa che è il museo di scienza naturale o storia naturale, questo è il Japanese Garden, e in questo edificio qua adesso c'è una mostra di Jean-Paul Gaultier che però non riuscirò a vedere.
questa è la mappa di tutto il Golden Gate Park e noi siamo qua. È enorme. Adesso volevo farmi questo tratto di strada qua e per vedere se da qua riesco a tornare a casa, che è più vicino. Dal Golden Gate Park ho deciso di farmela a piedi fino a Castro. Dovrebbe essere alla fine di questa strada e poi svoltato a sinistra, che è il quartiere gay. Oh, quest'area qua è molto carina, questo sì, piena di casine, e dovremmo essere vicino a Castro o Heights, mi sa, Heights Street. Là c'è la Parnassus. Che fatica. Tutta in salita questa strada. Se mi ha appena fatto la cacca in testa un piccione, sono contenta di essere venuta qua sopra perché ne vale proprio la pena. È tutta un'area diversa rispetto a quella che vedevo da sotto, o che non vedevo, insomma, o l'area dove abitavamo noi. Meloso pure. Oh, adesso sì che si sta bene. Ora, eh? Aria, il